Ciao amici, oggi parliamo di sexy e meravigliosa lingerie vintage, in particolare di un modellino sfizioso di Regicalze. Siete pronti per la sfilata? E allora seguitemi! Eccoci amici, allora voglio iniziare dal più bello secondo me, il più bello, il più sexy e il più sensuale, ovviamente secondo i miei gusti perché sono tutti estremamente stupendi e di alta qualità. Poi dopo bisogna un attimino mettere in gioco la nostra personalità nella scelta di questi capi particolari. Quindi, guardate che meraviglia! Un reggicalze in rasetto di nylon, in questo caso abbiamo un bellissimo decoro floreale tono su tono. Effetto lucido. Questi tipi di reggicalze non sono elastici, attenzione, eh? Quindi per la taglia abbiamo sempre il girovita indicato sull'etichetta, quindi da non sbagliare, dobbiamo conoscere il nostro corpo alla perfezione, specialmente se compriamo online. La chiusura è posteriore, si chiude con un gancetto in metallo, quindi così. E ha quattro giarrettiere veramente belle in metallo di qualità, nascoste da un fiocchettino di raso. Abbiamo la clips con il pezzettino in metallo e l'allacciatura in morbida gomma, quindi per facilitare, diciamo, l'usura e quindi per renderli più duraturi e facili nell'agganciarli. Quindi un modello bellissimo, ulteriormente decorato da questo bordino in tulle. Passiamo al secondo modello, che è molto simile, un po' più semplice, non ha il decoro floreale, ma si allaccia con due gancetti anziché uno, sempre in metallo, sempre le quattro giarrettiere uguali, praticamente stessa chiusura, stessa clips. Anche questo non è elasticizzato e abbiamo però un decoro finale un pochino più, diciamo, elaborato, quindi un pizzetto molto simpatico, molto bello, molto sensuale. Allora, abbiamo lo stesso modellino in un'altra variante, bianca. Vi ripeto che nei capi vintage di colore bianco o comunque colori chiari tipo celestino, possono sempre esserci delle macchie di ingiallimento del tempo, quindi fanno parte della bellezza di questi capi. Niente di male, è normale avere qualche segno di usura anche se sono nuovi. Adesso passiamo a cose un pochino più frou-frou con il pizzo, bellissime, un po' nello stile francese. Guardate che spettacolo questo reggicalze, che fa un po' sposa, quindi bianco interamente lavorato in pizzo con un gancetto di chiusura. Abbiamo sempre quattro giarrettiere in metallo, lo trovo veramente dolce e romantico. Guardate questo modello rosa pesca, che meraviglia! È simile a quello bianco, però la notate la differenza? Sono sicura che la notate anche voi che siete molto attenti. Guardate queste giarrettiere come sono carine, lavorate in pizzo e arricciate, cioè danno quel tocco in più, quel tocco romantico, quel tocco particolare a questo favoloso reggicalze. Chi ha la fortuna di avere il girovita 66 può acquistarlo dalla mia collezione privata. Passiamo a un altro reggicalze in pizzo bianco lavorato. Bellissimo, anche questo con quattro giarrettiere e chiusura a due ganci, cioè qui veramente dipende proprio dal vostro gusto perché sono tutti talmente belli. Adesso vi voglio mostrare invece uno un po' particolare, quindi sempre in pizzo lavorato, però in questo caso viene applicata una fascia colorata dietro, quindi abbiamo l'effetto del pizzo trasparente dove traspare questa bellissima fascia colorata e l'effetto è questo. E lo abbiamo in diversi colori, quindi io ce l'ho in diversi colori. Se volete vedere i colori, non dovete fare altro che andare in descrizione,
aprire il link e andare a vedere tutta la collezione. Sono acquistabili, ovviamente sono pezzi unici, ogni pezzo ha la sua taglia, quindi sono cose molto rare da trovare. Se vi piace qualcosa, andate a scrivere il vostro girovita e vi saltano fuori tutti i modelli disponibili. Allora, questo è proprio anni 70, anni 70, un modellino un pochino hippie floreale. Quindi guardate anche questo che è bello come particolare. E qui iniziamo ad avere i reggicalze un pochino più elasticizzati. Quindi questo è un modello più avanti. Siamo sugli anni fine anni 70, inizio anni 80. Infatti abbiamo la chiusura diversa, guardate un pochino. Si iniziavano a utilizzare i gancetti a graffetta. Quindi abbiamo questa particolarità. Abbiamo le giarrettiere a fettuccia larga, sempre in nylon con pleats. Quindi queste sono un po' le caratteristiche che si differenziano dai precedenti. Adesso abbiamo un altro floreale e voilà! Per un aspetto un pochino più deciso, se siete un pochino più estrose, questo è veramente sfizioso, eh? Sempre con i due gancetti, non è elasticizzato, facciamo un passo indietro verso gli anni 60, con le quattro giarrettiere. Quindi colori molto belli, vivaci, sullo sfondo nero, molto particolare e carino. Chiudiamo adesso con uno sfizioso reggicalze in Vichy. Si chiama Vichy, questo quadrettino molto raffinato. Vi piace? È troppo carino. Quindi se avete una personalità un pochino romantica, un pochino particolare, ecco qua, un gancetto di chiusura e le quattro giarrettiere. Voi pensate, amici, che è finita qua? E invece no, perché nei prossimi video, se continuate a seguirmi e soprattutto se vi iscrivete al mio canale e mettete un bel like, vi presenterò altri spettacolari reggicalze, un po' più impegnativi, quelli a pancerina, ve li ricordate? Sì? No? Seguitemi al prossimo video, ciao!